amiche e cari amici di Total Photoshop, bentrovati, sono la Cri ed eccoci a un nuovo appuntamento con i tutorial di InDesign. Quest'oggi vedremo insieme un altro pannellino veramente molto utile, molto interessante, decisamente funzionale per i nostri layout, i nostri progetti. Parliamo del pannello Editor Brani. Quindi selezioniamo un box di testo, andiamo nel menu Modifica e scegliamo la voce Modifica in Editor Brani. Immediatamente ci si apre un bel pannellino che contiene tutto il testo del box che ho appena selezionato, ma proprio tutto, perché se ci fate caso questo box era contraddistinto da quel famoso quadratino che mi indica allarme, non c'è tutto il testo, non viene visualizzato tutto il testo contenuto nel box. Invece in Editor Brani, eccolo qui, dietro una riga rossa, tranquillamente separato appunto con questa linea spezzata, abbiamo tutto il testo che è visualizzato all'interno del mio boxettino e tutto il testo che invece non viene contenuto. Ma andiamo per gradi. Questo pannello si apre serenamente con una scorciatoia da tastiera molto comoda e facile da memorizzare, che è Command Y per chi lavora su Mac e Control Y per chi lavora su PC. Guardate che cosa succede nel momento in cui vado a modificare del testo all'interno di Editor Brani. Ora ho selezionato questa voce in preferenze, vado ad eliminarla tranquillamente e automaticamente si aggiorna anche il testo all'interno del mio boxettino. Mettiamo che inizia con la lettera maiuscola, vedete come si è automaticamente aggiornato. Quindi ogni modifica che viene fatta all'interno del box, anzi all'interno del pannello di Editor Brani, ovviamente viene immediatamente aggiornata anche nel box di contenimento del testo selezionato. Come potete vedere qui di lato c'è una sorta di righello verticale che mi sta a indicare con questo testo, non è altro che lo stile di paragrafo che ho utilizzato. Ma a proposito di stili, visto che di default il font utilizzato non mi pare così leggibile, no? Così immediato, e uno utilizza il pannello dell'Editor Brani proprio perché in questa maniera non viene disturbato né dalla grafica, né dal colore, né dai capilettere o dalla formattazione del testo, ma può agire serenamente in un pannello dove tutto il testo refluisce senza alcun problema. Ecco perché abbiamo la possibilità anche di personalizzare questo font, e per chi usa Mac va nel menu InDesign, altrimenti nel menu File per chi usa PC, e sceglie la voce Preferenze. Da Preferenze basta fare clic su Visualizzazione Editor Brani. Ecco che attraverso le preferenze di InDesign possiamo scegliere anche quale font utilizzare all'interno del pannello Editor Brani. Ad esempio possiamo scegliere un bel Helvetica Neue, possiamo dargli una dimensione di 16 punti, perché no? Un'interlinea, di default l'interlinea è singola, ma noi possiamo appunto scegliere di metterla al 150%, quindi un'interlinea e mezzo. E addirittura il colore del testo e dello sfondo lo possiamo personalizzare, altrimenti InDesign ci mette a disposizione alcuni temi, appunto, che non mi sembrano poi così agevoli, no? Da leggere. Io lascerei il classico nero su bianco, che è decisamente l'ideale. E poi, cosa molto importante, possiamo anche decidere la dimensione del cursore in modo da poterla immediatamente visualizzare all'interno del testo. Questo filetto bilanciere mi sembra abbastanza visibile, e ovviamente scegliere se visualizzarlo a luce intermittente o fisso. Diamo un bel ok e voilà che il nostro bel testo all'interno del pannello Editor Brani si è modificato. Immediatamente abbiamo la visualizzazione del cursore all'interno del testo, e guardate cosa succede se seleziono questo gruppo di parole. Command Y o Ctrl Y per chiuderlo, automaticamente mi viene evidenziata anche nel testo del box di riferimento. Stessa cosa se evidenzio qualcosa all'interno del box, Command Y o Ctrl Y, ecco che immediatamente ho la possibilità di visualizzarla e modificarla all'interno dell'Editor Brani. Ovviamente si può utilizzare insieme anche al pannellino delle informazioni che abbiamo visto la volta precedente. Ecco che immediatamente mi viene
indicato il numero dei caratteri, delle parole, delle righe e dei paragrafi che ho evidenziato, e ovviamente se non ho evidenziato nulla ma lascio solo il singolo cursore all'interno di tutto il testo, InDesign e le sue informazioni mi indicano quante parole sono contenute nel box e quante ne mancano appunto alla visualizzazione. Bene, anche per questo giro può essere tutto. Gli strumenti di InDesign sono molteplici, sono divertenti e sono estremamente funzionali per velocizzare e rendere snello e più agevole il nostro lavoro. Non mi resta ora che augurarvi un sacco di pensieri positivi, buon divertimento anche con InDesign, ciao a tutti e alla prossima dalla CRI.